Buon pomeriggio e ben ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura un triste epilogo a Vittoria: è morto all'ospedale Guzzardi, dove era stato ricoverato ieri Enzo Sauna, 59 anni, ferito con colpi di coltello all'addome nel rione Forcone. Sull'omicidio indaga la polizia, che ha sentito testimoni che si trovavano nella zona e che potrebbero fornire elementi utili per chiarire la dinamica e ricostruire il movimento del delitto. Tre sbarchi, uno dei quali con 16 subsahariani bloccati dai carabinieri, si sono registrati durante la notte a Lampedusa. Sono giunti complessivamente 64 migranti. Ieri, con 10 approdi, erano sbarcate 237 persone. All'hotspot sono stati trasferiti 70 giovani. Ci sono poco meno di 1000 ospiti. Per oggi la prefettura di Agrigento ha disposto un nuovo maxi trasferimento. Saranno 450 i migranti che lasceranno il centro di primissima accoglienza. Aveva sparato giovedì scorso tra le case popolari a Noto, in provincia di Siracusa, al culmine di una lite per futili motivi con altri condomini delle palazzine di via Gian Tommaso. Aveva esploso almeno due colpi d'arma da fuoco con l'intento di uccidere. Adesso l'autore del gesto è stato fermato e condotto in carcere. Secondo gli investigatori che indagano sulla vicenda, era pronto a darsi alla fuga, ritrovata anche l'arma. Due persone di 24 e 22 anni che erano a bordo di una Fiat Punto sono rimaste gravemente ferite in un incidente avvenuto la notte scorsa sulla strada statale 640 all'altezza del bivio di Aragona, in provincia di Agrigento. Secondo una prima ricostruzione, l'auto, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita fuori strada e si è schiantata contro il guardrail. Il 24enne, originario di Canicattì e che era alla guida proprio della Punto, è stato trasportato all'ospedale Villa Sofia di Palermo con una grave emorragia cerebrale. Il 23enne invece, nato a Racalmuto, è stato condotto all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta con gravi traumi alla colonna. È tutto per questa edizione, il TG Flash ritorna alle ore 18. A più tardi. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.